Alla Triennale di Milano la RAI racconta l'Italia nella seconda tappa di una mostra itinerante che ha già avuto grande successo a Roma e che ora sbarca a Milano per vedere poi la luce entro fine anno a Napoli e a Torino. Quali le motivazioni alla base di una scelta di comunicazione di questo tipo? Allora, la mostra, che naturalmente è gratuita, nasce dalla celebrazione dei 60 anni della televisione e 90 della radio, che ci è piaciuto celebrare insieme attraverso proprio un percorso ragionato su quelli che sono stati gli avvenimenti principali del nostro paese. L'idea era quella di coinvolgere anche nella scelta dei materiali, che potete immaginare sono immensi, perché oltre 1 milione di ore all'interno delle nostre teche RAI, di coinvolgere dei partner che fossero importanti figure che hanno fatto poi la storia della televisione, come Zavoli, Badaloni, Plateroti e molti altri, che ci aiutassero a fare una selezione autorale ragionata. Ne è venuto fuori un percorso interessante che senz'altro poi diverte e appassiona chi certi avvenimenti li ha vissuti, ma è anche un momento cruciale per la RAI, per il servizio pubblico. Nel 2016 scade la concessione, dovrà essere rinnovata, la RAI aprirà un dibattito nel Paese per cercare di capire se il servizio pubblico ha senso che sia come è stato fino ad oggi, se il servizio pubblico deve cambiare, se la RAI deve cambiare. Questo farà parte di un dibattito, appunto, che noi cercheremo con i cittadini, con le istituzioni e tutti gli stakeholder. Però questo è il punto a oggi, di che cosa è stata questa grande impresa italiana, di che cosa è stata poi alla fine la più grande azienda produttrice di cultura di questo paese. Penso a Maestro Manzi, penso a che cosa è stato fatto proprio in termini di sviluppo della società, e adesso siamo al Maestro Manzi 2.0. Eni e Intesa San Paolo, i due grandi partner che accompagnano la RAI in questa iniziativa. Che valore ha per voi, anche a livello economico, questa iniziativa? Io ci tengo a sottolineare che RAI in passato non aveva mai cercato dei partner per le proprie iniziative, perché essendo servizio pubblico si riteneva un po' al di sopra di quelle che sono le regole normali del partnership a livello culturale. Quando abbiamo pensato alla mostra, Eni in particolare e Intesa San Paolo anche sono state entusiaste di partecipare con noi a questa avventura, un po' perché sono comunque due aziende, in special modo l'Eni, che è la storia di questo paese come lo è la RAI. Hanno avuto entrambi dei grandi capitani d'azienda, sono state coraggiose, quindi c'erano molti legami consolidati che ci univano insieme a Eni e poi anche a Intesa San Paolo. L'impegno, su questo non entro perché naturalmente sono questioni che riguardano poi più le due aziende che hanno contribuito, però devo dire che senza il loro aiuto probabilmente la mostra sarebbe stata diversa, con un taglio più ristretto. A supporto del lancio della mostra, quali iniziative di comunicazione avete organizzato? Innanzitutto abbiamo il vantaggio, diciamo, di poter raccontare le nostre cause attraverso i nostri mezzi, quindi ne parlano le trasmissioni televisive, ne parlano i nostri telegiornali, ne parla la radio, ne parlano vari contenitori, quindi questo è senz'altro un vantaggio rispetto, diciamo, a non essere poi la RAI. Penso che anche come RAI siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, quindi ne parliamo volentieri. La mostra appunto è gratuita, quindi è anche giusto che si sappia che chi poi alla fine mantiene questa azienda, che poi paga il canone, che sono i cittadini, possono venire a vedere che cosa è stato fatto.